conduce Sapienza su chi ascolta. Dopo la parentesi di natura politica di cui abbiamo trattato nelle ultime trasmissioni, occorrenza legata a quella situazione particolare di un progetto di partito politico, per cui era doverosa da parte mia una riflessione su questi argomenti, su questo oggetto, ritorniamo alla nostra specifica tematica, che è quella spirituale, anche se siamo ormai alla fine del ciclo, perché l'estate è sopraggiunta e per cui ci avviamo verso la conclusione di questo ciclo per riaprire poi a settembre. E in prospettiva vorrei dire qualche cosa di particolare, sempre legato evidentemente all'aspetto e alla realtà spirituale, la quale, in sintesi, e riepilogando quanto abbiamo sostenuto e detto finora, siamo tutti chiamati nella Chiesa alla santità e alla perfezione cristiana. La perfezione cristiana consiste radicalmente nella grazia di Dio, perché la grazia di Dio ci sopraeleva, ci trasforma da creature naturali a creature soprannaturali. Dio è una realtà soprannaturale, noi come creature siamo realtà naturali, non possiamo rapportarci a Dio. Per essere posti nelle condizioni ontologiche, cioè spirituali, essenziali, di poterci rapportare a Dio, occorre che Dio stesso si faccia in qualche modo prossimo a noi e ci sopraelevi. E questo lo fa mediante la grazia, che è la natura divina partecipata all'uomo, come il fuoco che si comunica a un pezzo di legno, a un pezzo di carta e l'infiamma. Così la grazia di Dio è la natura stessa di Dio che si comunica a noi uomini. Dio è la grazia increata e nel suo potere divino comunica, crea una grazia che è la sua stessa natura divina comunicata, partecipata a noi uomini, di modo che noi uomini, da creature naturali, da semplici creature naturali, perché l'uomo senza la grazia di Dio è un animale, è il più perfetto degli animali, ma è semplicemente un animale. È solo questa grazia di Dio, cioè questa elevazione all'ordine soprannaturale della nostra natura umana, che ci trasforma da bruchi, quali siamo per natura, ci trasforma in farfalle. È solo la grazia di Dio, la partecipazione alla stessa deità di Dio, per suo dono e per redenzione del Cristo, che noi siamo sopraelevati alla vita divina, alla vita spirituale, per cui noi diventiamo dei, veramente dei, dei minori rispetto a Dio, che sarà sempre il Dio maggiore, dei per partecipazione, mentre Dio sarà sempre Dio per essenza. Ma questo è il nostro destino, per questo noi siamo stati creati, per diventare Dio, per questo noi viviamo, per diventare Dio. A questo fine noi siamo stati creati, redenti, supercreati, nella grazia di Gesù Cristo, per essere dei, partecipi della deità. Noi saremo eternamente dei formi, perché parteciperemo della stessa divinità di Dio. Ameremo con lo stesso amore di Dio, conosceremo con la stessa conoscenza di Dio. E questo è possibile mediante il dono della grazia, che richiede la nostra partecipazione, perché dalla grazia, se ricordate, abbiamo detto che sviluppano, come da un seme si sviluppano poi alcune realtà, così dalla grazia, che è un seme soprannaturale, sviluppano le virtù teologali, la fede che ci rapporta a Dio in quanto prima verità, la speranza che ci fa tendere a Dio come sommo bene desiderabile, al di là e di sopra di tutti i beni umani, la carità che ci unisce a Dio, perché Dio è carità e chi ha la carità è attualmente fuso con la Santissima Trinità, con il cuore stesso di Dio, la prudenza che ci fa scegliere i mezzi giusti per arrivare al fine soprannaturale dell'amore di Dio, la giustizia
che fa dare a ciascuno ciò che gli spetta, ciò che gli è dovuto, la fortezza che ci fa resistere rispetto alle prove della vita, rispetto ai disagi della vita, rispetto a tutte le lotte che attendono il cristiano che vuole e che deve combattere per giungere al premio eterno, e i cui nemici sono sostanzialmente tre, sono stati, sono e saranno sempre questi tre i nemici dell'uomo: la propria concupiscenza che spinge al male, il mondo, cioè il male che si annida nelle circostanze della vita, e Satana, il maligno. Sono questi tre mali che costantemente, fino all'estremo respiro della nostra esistenza, ci insidieranno, e il dono di fortezza serve a fortificarci contro tutti gli attacchi interni ed esterni. La temperanza, che modera gli appetiti del corpo, gli appetiti della psiche, gli appetiti dello spirito, cioè gli appetiti che tendono a farci cercare la gloria, a desiderare la gloria disordinatamente, al di là e al di sopra di quanto spetti alle nostre capacità e ai nostri meriti, e così via. Tutte le altre virtù teologali che sono la base della santità. E abbiamo detto che la santità, però, delle virtù che sono necessarie preliminarmente e tuttavia non raggiungono la piena efficacia per portarci alla perfezione cristiana, se tutte queste virtù non sono perfezionate dai doni dello Spirito Santo, i sette doni dello Spirito Santo. E se vi ricordate, abbiamo esaminato tutte queste realtà, e a proposito dei doni abbiamo detto che se il più grande dono è il dono di sapienza, il primo più grande, alla base c'è il timore di Dio, e che i doni sono come una scala: si parte dal santo timore di Dio, che è il primo gradino, per arrivare alla sapienza. Però abbiamo anche detto che, se è vero che il principio della sapienza è il timore di Dio, è altrettanto vero che il timore tout court è principio del santo timore di Dio. Cioè, anche un aspetto psicologico della semplice paura umana, paura di realtà escatologiche, per esempio, è una santa paura, è una paura umana, ma è una paura benedetta, perché è previa al santo timore di Dio. E questa paura di realtà escatologiche che attendono l'uomo e che l'uomo deve conoscere, sono quelle condizioni che danno la possibilità al timore naturale, come semplice paura, di diventare timore soprannaturale. Ecco perché, ripeto, le trasmissioni stanno per finire, ma vorrei, quasi a conclusione di questo ciclo e prima della ripresa, dire appunto qualcosa che susciti quel timore naturale che è la base del santo timore di Dio, che a sua volta è la base, il principio della sapienza. E cioè quelle realtà ultime che riguardano la vita dell'uomo. Noi uomini, fino a che abbiamo tempo, fino a che siamo giovani, più o meno grandi, più o meno maturi, fino a che la morte è lontana, noi uomini purtroppo pensiamo a tante cose. Divinizziamo tante cose, troppe cose. Noi assolutizziamo, per esempio, gli affetti umani. Assolutizziamo, per esempio, l'affetto di un padre. Assolutizziamo l'affetto e l'amore di un figlio. Assolutizziamo l'affetto e l'amore di una compagna, di un marito, di una moglie. Assolutizziamo l'affetto degli amici. Questo per restare nelle cose buone, negli affetti buoni, ma poi soprattutto assolutizziamo spesso cose infami, assolutizziamo il potere, assolutizziamo il denaro, assolutizziamo il successo,
assolutizziamo la nostra sicurezza umana, la nostra tranquillità, il nostro atteggiamento di quiete che non vuole essere disturbato da niente, da nessuno, tantomeno da Dio e dalle cose spirituali, per cui fino a che la morte è lontana noi viviamo di queste che sembrano allo sguardo umano grandi cose. Ma nella misura in cui il tempo nostro scorre, e scorre velocemente, e ciascuno di noi si approssima al limitare di gioventù, come diceva il poeta, ebbene allora la visione delle cose comincia a cambiare. Soprattutto poi quando ci troviamo alle porte dell'incontro con Dio, dell'incontro con l'Altissimo, allora lì le cose si capovolgono. Quando Dio si avvicina, perché si approssima l'ora del nostro incontro con Lui, ebbene allora tutte le cose umane cominciano a perdere completamente di valore. I figli, i genitori, la moglie, il marito, gli amici, gli affetti perdono completamente di consistenza quando l'anima si approssima all'incontro con Dio, quando l'anima si approssima al giudizio di Dio. Tutte le cose umane perdono completamente di valore, quelle buone, figuriamoci quelle cattive. Se le cose buone perdono di valore, le cose cattive diventano, a seconda dello stato dell'anima, possono diventare o mezzo di acuto rimorso, di dolore, di sofferenza, di qualche volta anche di pentimento, o in altri casi, nei casi in cui l'anima è più perversa, queste stesse cose diventano motivo di acredine superiore, perché ci si rende conto che queste cose stanno per essere lasciate: il potere, il denaro, il successo, i beni umani, e allora ci si attacca ancora di più con odio verso il cielo, con odio verso la vita, con odio verso la morte, con odio verso tutti, e ci si aggrappa ancora più ostinatamente a questi beni, bestemmiando Dio, bestemmiando la vita, bestemmiando la natura, bestemmiando la storia. Ma tutto questo non cambia la realtà della nostra situazione umana. Allorché l'uomo giunge, si approssima al limitare della vita, cadono tutti gli idoli che l'uomo è riuscito a crearsi nella sua vita, e è lì a cospetto di Dio, per il suo giudizio. E quelli che nella teologia vengono chiamati novissimi, la morte, o l'approssimarsi alla morte di cui stiamo dicendo, e poi a morte intervenuta il giudizio di Dio, giudizio che destina le anime in tre luoghi possibili. Uno, il paradiso. Il paradiso non è un luogo, il paradiso è Dio stesso. I regni dell'aldilà non bisogna immaginarli, no, con l'immaginazione, perché non sono luoghi fisici, non è quella stanza o quella camera, quel posto o quel giardino o quella casa. Non si tratta di luogo. Il paradiso, l'inferno, il purgatorio non sono luoghi fisici, anche se hanno una certa ambientazione. I luoghi dell'aldilà si rapportano, si configurano in rapporto alla prossimità con Dio o alla lontananza con Dio. Ecco che cos'è il paradiso. Il paradiso è l'anima immersa in Dio. Il purgatorio è l'anima che è a una certa distanza da Dio, che non vede Dio e che dovrà attendere ore, giorni, a volte secoli, a volte millenni, prima di giungere al possesso beatifico di Dio. E l'inferno, che è il luogo della eterna esclusione da Dio e di Dio. E a questo proposito, dato che salutare questa meditazione, perché vi riporto a quello che dicevo prima, principio della sapienza è il santo timore di Dio, ma principio del santo timore di Dio è il timore tout court, che ha anche un aspetto di santità e di bontà, il timore così com'è e basta,
Allora, per suscitare questo timore che in qualche modo è santo, dobbiamo meditare su questi novissimi, soprattutto inferno e purgatorio. E oggi diremo qualcosa sul purgatorio e lasceremo parlare il Maestro. Gesù ha un'anima santa, ha fatto queste considerazioni, questa rivelazione privata, e ha detto così Gesù: gli uomini di questo tempo non credono più all'esistenza dell'inferno. Si sono congegnati un al di là a loro gusto e tale da essere meno terrorizzante alla loro coscienza, meritevole di molto castigo. Discepoli più o meno fedeli dello spirito del male sanno che la loro coscienza arretrerebbe da certi misfatti se realmente credesse all'inferno, così come la fede insegna. Sanno che la loro coscienza, a misfatto compiuto, avrebbe dei ritorni in se stessa e nel rimorso troverebbe il pentimento, nella paura troverebbe il pentimento e col pentimento la via per tornare a me, dice il Signore. La loro malizia, istruita da Satana, al quale sono servi o schiavi, a seconda della loro aderenza ai voleri e alle suggestioni del maligno, non vuole questi arretramenti e questi ritorni di coscienza. Annulla perciò l'uomo, annulla perciò la fede nell'inferno, quale realmente è, e ne fabbrica un altro, seppure lo fabbrica, il quale non è altro che una sosta per prendere lo slancio ad altre future elevazioni. Spinge questa sua opinione sino a credere sacrilegamente che il più grande di tutti i peccatori dell'umanità, il figlio diletto di Satana, colui che era ladro, come è detto nel Vangelo, che era concupiscente e ansioso di gloria umana, come dico io, l'Iscariota sta parlando di Giuda, più grande figlio di Satana del passato, così come l'Anticristo sarà più grande figlio di Satana del futuro, il quale Iscariota, Giuda, per fame della triplice concupiscenza, si è fatto mercante del figlio di Dio e per 30 monete e col segno di un bacio, un valore monetario irrisorio e un valore affettivo infinito, mi ha messo, dice Gesù, nelle mani dei carnefici. Ecco, il mondo crede che quest'uomo possa redimersi e giungere a me passando per fasi successive. C'è qui un riferimento evidentemente alle teorie di alcune false religioni che credono nelle successive possibili reincarnazioni. No, dice Gesù, se egli fu il sacrilego per eccellenza, io non lo sono. Se egli fu l'ingiusto per eccellenza, io non lo sono. Se egli fu colui che sparse con sprezzo il mio sangue, io non lo sono. E perdonare a Giuda sarebbe sacrilegio alla mia divinità, da lui tradita. Sarebbe ingiustizia verso tutti gli altri uomini, sempre meno colpevoli di lui, che pure sono puniti per i loro peccati. Sarebbe sprezzo al mio sangue, sarebbe infine venire meno alle mie leggi. Ho detto io, Dio uno e trino, che ciò che è destinato all'inferno dura in esso per l'eternità, perché da quella morte non si esce a nuova resurrezione. Ho detto che quel fuoco è eterno e che in esso saranno accolti tutti gli operatori di scandali e di iniquità. Né crediate che ciò sia sino al momento della fine del mondo, no, che anzi, dopo la tremenda rassegna, più spietata si farà quella dimora di pianto e tormento, poiché
Ciò che ancora è concesso ai suoi ospiti di avere per loro infernale sollazzo, il poter nuocere ai viventi e il veder nuovi dannati precipitare nell'abisso, più non sarà. E la porta del regno nefando di Satana sarà ribattuta, inchiavardata dai miei angeli per sempre, per sempre, per sempre. Un sempre il cui numero di anni non ha numero. E rispetto al quale, se anni divenissero i granelli di rena di tutti gli oceani della terra, sarebbero meno di un giorno di questa mia eternità immisurabile, fatta di luce e di gloria nell'alto per i benedetti, fatta di tenebre e orrore per i maledetti nel profondo. Ti ho detto che il purgatorio è fuoco di amore, l'inferno è fuoco di rigore. Il purgatorio è il luogo in cui, pensando a Dio, la cui essenza vi è brillata nell'attimo del particolare giudizio e vi ha riempito di desiderio di possederla, voi espiate le mancanze di amore per il Signore Dio vostro. Attraverso l'amore conquistate l'amore e per gradi di carità sempre più accesa lavate la vostra veste sino a renderla candida e lucente per entrare nel regno della luce i cui fulgori ti ho mostrato giorni or sono. L'inferno, invece, è il luogo in cui il pensiero di Dio, il ricordo di Dio, intravveduto nel giudizio particolare, non è, come per i purganti, santo desiderio, nostalgia accorata ma piena di speranza, speranza piena di tranquilla attesa, di sicura pace che raggiungerà la perfezione quando diverrà conquista di Dio, ma che già dà allo spirito purgante un'ilare attività purgativa, perché ogni pena, ogni attimo di pena li avvicina a Dio, loro amore, ma è rimorso nell'inferno, è rovello, è dannazione, è odio, odio verso Satana, odio verso gli uomini, odio verso se stessi. Dopo averlo adorato, Satana, nella vita, al posto mio, dice il Signore, ora che lo posseggono e ne vedono il vero aspetto, non più celato sotto il maliardo sorriso della carne, sotto il lucente brillio dell'oro, sotto il potente segno della supremazia, lo odiano perché causa del loro tormento eterno. Dopo avere, dimenticando la loro dignità di figli di Dio, adorato gli uomini sino a farsi degli assassini, dei ladri, dei barattieri, dei mercanti di immondezze per loro, adesso che ritrovano i loro padroni per i quali hanno ucciso, rubato, truffato, venduto il proprio onore e l'onore di tante creature infelici, deboli, indifese, facendone strumento al vizio che le bestie non conoscono, cioè la lussuria, attributo dell'uomo avvelenato da Satana, adesso li odiano perché è causa del loro tormento. Dopo aver adorato se stessi, dando alla carne, al sangue, ai sette appetiti della loro carne e del loro sangue tutte le soddisfazioni, calpestando la legge di Dio e la legge della moralità, ora si odiano perché si vedono causa del loro tormento. La parola odio tappezza quel regno smisurato, rugge in quelle fiamme, urla nei cachinni dei demoni, singhiozza e latra nei lamenti dei dannati, suona, suona, suona come un'eterna campana a martello, squilla come un'eterna buccina di morte, empie di sé i recessi di quella carcere, è di suo tormento, perché rinnovella ad ogni suo suono il ricordo dell'amore per sempre perduto, il rimorso di averlo voluto perdere, il rovello di non poterlo mai più rivedere. L'anima morta fra quelle fiamme, come quei corpi gettati nei roghi o in un forno crematorio, si contorce e stride
come animata di nuovo da un movimento vitale, e si risveglia per comprendere il suo errore, e muore e rinasce ad ogni momento con sofferenze atroci, perché il rimorso la uccide in una bestemmia e l'uccisione la riporta a rivivere per un nuovo tormento. Tutto il delitto di avere tradito Dio nel tempo sta di fronte all'anima nell'eternità. Tutto l'errore di aver ricusato Dio nel tempo sta per suo tormento presente, ad essa, per l'eternità. Nel fuoco le fiamme simulano le larve di ciò che adorarono in vita. Le passioni si dipingono in roventi pennellate coi più appetitosi aspetti e stridono il loro memento. Hai voluto il fuoco delle passioni? Ora abiti il fuoco acceso da Dio, il cui santo fuoco hai deriso. Fuoco risponde a fuoco. In paradiso è fuoco di amore perfetto. In purgatorio è fuoco di amore purificatore. In inferno è fuoco di amore offeso. Poiché gli eletti amarono la perfezione, l'amore a loro si dona nella sua perfezione. Poiché i purganti amarono tiepidamente, l'amore si fa fiamma per portarli alla perfezione. Poiché i maledetti arsero di tutti i fuochi, men che dal fuoco di Dio, il fuoco dell'ira di Dio li arde in eterno. E nel fuoco è gelo. O che cosa sia l'inferno non potete immaginare. Prendete tutto quanto è tormento dell'uomo sulla terra: fuoco, fiamma, gelo, acque che sommergono, fame, sonno, sete, ferite, malattie, piaghe, morte, e fatene un'unica somma e moltiplicatela milioni di volte. Non avrete che una larva di quella tremenda verità. Nell'ardore insostenibile sarà commisto il gelo siderale. I dannati arsero di tutti i fuochi umani, avendo unicamente gelo spirituale per il Signore, il Dio loro. E gelo li attende per congelarli, dopo che il fuoco li avrà salati come pesci messi ad arrostire su una fiamma. Tormento nel tormento, questo passare dall'ardore che scioglie al gelo che condensa. Oh, non è un linguaggio metaforico, poiché Dio può fare che le anime, pesanti delle colpe commesse, abbiano sensibilità uguali a quelle di una carne, anche prima che quella carne rivestano. Perché ciò che dà sensibilità al corpo è l'anima, e l'anima conserva in cielo tutte le sue proprietà. Per cui Dio può ricreare le condizioni di sensibilità, anche fisica, all'anima che soffre in inferno. Voi, dice Gesù, non sapete e non credete. Ma in verità vi dico che vi converrebbe di più subire tutti i tormenti dei miei martiri anziché un'ora di quelle torture infernali. L'oscurità sarà il terzo tormento. Oscurità materiale e oscurità spirituale. Essere per sempre nelle tenebre dopo aver visto la luce del paradiso. Ed essere nell'abbraccio della tenebra dopo aver visto la luce che è Dio. Dibattersi in quell'orrore tenebroso in cui si illumina solo al riverbero dello spirito arso il nome del peccato, per cui sono in esso orrore confitti. Non trovare appiglio in quel rimestio di spiriti che si odiano e nuociono a vicenda, altro che nella disperazione che li rende folli e sempre più maledetti. Nutrirsi di essa, appoggiarsi ad essa, uccidersi con essa. La morte nutrirà la morte, è detto. La disperazione è morte e nutrirà questi morti per l'eternità. Io ve lo dico,
dice il Signore, io che pur l'ho creato quel luogo, quando sono sceso in esso per trarre dal limbo coloro che attendevano la mia venuta, ho avuto orrore, io, Dio, di quell'orrore. E se cosa fatta da Dio non fosse immutabile perché perfetta, avrei voluto renderlo meno atroce, perché sono l'amore, e di quell'orrore ho avuto dolore. E voi ci volete andare? Meditate, figli, questa mia parola. Ai malati viene data amara medicina, agli affetti da cancri viene cauterizzato e reciso il male. Questa è per voi, malati e cancerosi, medicina e cauterio di chirurgo. Non rifiutatela, usatela per guarirvi. La vita non dura per questi pochi giorni della terra. La vita incomincia quando vi pare finisca e non ha più termine. Fate che per voi scorra là dove la luce e la gioia di Dio fanno bella l'eternità e non dove Satana è l'eterno suppliziatore.